Ucraina, Ucraina. Alessandro De Angelis dello Huffpost è un potentissimo web journal. E Alessandro De Angelis si confronta con Alessandro De Angelis di Huffpost, si confronta con Marco Travaglio, da Libby Gruber, e Alessandro De Angelis, potente opinionista di Huffpost, dice che non si deve star qua a perdere tempo per vedere quali sono le cause della guerra in Ucraina. Ma sentiamo le parole di Alessandro De Angelis, perché io ipotesi non fingo, sentiamo le parole, le personali parole di Alessandro De Angelis, sentiamo. Per quello che ho detto io prima. Io ti ho interrotto, se finisco il ragionamento. Ma ti ringrazio. Quando tu dici che è ignobile, che non si possa ragionare sulle cause, in un qualche modo tu dici che ci sono delle cause e delle responsabilità dell'Occidente che giustificano questo. No, a mio giudizio non c'è nessuna, a mio giudizio non c'è nessuna cosa che ha fatto l'Occidente, vorrei essere ancora più chiaro, compresa qualche esercitazione NATO che rientra anche nei segnali, che possa giustificare la violazione della sovranità di un popolo sovrano. E non c'è nulla, perché il tuo ragionamento porta a... Qua mi fermo, perché tanto è il discorso completo di Alessandro De Angelis dello Huffpost. Ve lo metto come linea riassunto di questo video. Ma Alessandro De Angelis, ma scusami Alessandro De Angelis, ma a te chi è che ti paga? È Alessandro De Angelis. Io sono questo qua, Alessandro De Angelis, sai? Vedi, mi chiamo Serafino Massoni. Sono nato a Volta Mantovana nel 1940, ho già compiuto 82 anni, opero sulla grande piattaforma mondiale YouTube e su YouTube ho circa 12 milioni di visualizzazioni, capito Alessandro De Angelis? Ma senti Alessandro De Angelis, si deve ragionare sulle cause della guerra in Ucraina, capito Alessandro De Angelis? Ma tu non segui ciò che scrive Sergio Romano, che scrive sul Corriere della Sera? Il Corriere della Sera è molto più potente di Huffpost. Lo sai che Sergio Romano dice che la soluzione della questione dell'Ucraina consiste nel fare dell'Ucraina uno Stato neutrale? È quello che voleva Vladimir Putin, la Federazione Russa, il patriarca Kirill. Ma non lo senti quello che dice il professor Alessandro Orsini, che è docente universitario alla LUIS di Roma? La LUIS di Roma è l'equivalente della Bocconi a Milano. Alessandro Orsini, non ti piace quello che dice Alessandro Orsini? Alessandro Orsini analizza proprio le cause della guerra. Alessandro Orsini dice che le cause della guerra risiedono nelle colpe dell'Occidente. Alessandro De Angelis, ma da chi sei pagato? Ma sei pagato tu, Alessandro De Angelis? Senti Alessandro, che ti stai scontrando con Marco Travaglio, va bene? E Alessandro Orsini, Sergio Romano, poi anche circa le cause dell'Occidente, Henry Kissinger, lo sai chi era Henry Kissinger? Alessandro De Angelis di Huffpost, Henry Kissinger diceva che la questione dell'Ucraina si risolve facendo dell'Ucraina uno Stato neutrale. Tu dici, ma l'Ucraina è uno Stato sovrano, vero? Tu dici che l'Ucraina è uno Stato sovrano, può fare quello che vuole, ma non è vero Alessandro De Angelis. La sovranità sia degli stati che degli individui non è mai assoluta, è sempre una sovranità relativa. Ti ricordi Alessandro De Angelis ciò che avvenne nel 1962-63
con lo Stato sovrano dell'isola di Cuba, dove c'era Fidel Castro. Era uno Stato sovrano, l'isola di Cuba, Alessandro De Angelis. Caro, che lavori per apposta. Era uno Stato sovrano l'isola di Cuba, di Fidel Castro. Beh, l'isola di Cuba accettò che sul proprio territorio, l'isola di Cuba, Fidel Castro accettò che sul proprio territorio venissero installati i missili nucleari dell'URSS, dell'Impero del Mare, ai tempi di Khrushchev. Però lì vicino c'erano gli Stati Uniti, con John Kennedy. E John Kennedy disse, io John Kennedy, presidente degli USA, lo so che tu, isola di Cuba, sei uno Stato sovrano guidato da Fidel Castro, ma a me John Kennedy, non me ne frega un filo secco che tu, isola di Cuba, sei uno Stato sovrano. Io John Kennedy, non voglio che tu, isola di Cuba, hai i missili nucleari di Khrushchev, dell'Impero del Mare, dell'URSS. Io, John Kennedy, me ne frego che tu, isola di Cuba, sei uno Stato sovrano. Via i missili nucleari dell'URSS, hai capito? Stato sovrano dell'isola di Cuba, così diceva John Kennedy, perché se tu, isola di Cuba, non restituisci all'Impero del Mare i missili nucleari, io faccio scoppiare la terza guerra mondiale, che sarà nucleare. Sì, minacciò di questo all'arma nucleare. Ma tu, Alessandro De Angelis, hai dato, c'eri tu nel 1963, io c'ero, io Serafino Massoni c'ero, perché sono nato nella prima decade del febbraio del 1940, e nel 1963 avevo 23 anni, avevo, e mi ricordo quegli eventi di Dopo un po' il presidente John Kennedy venne ucciso perché dentro i valori dell'Occidente, i valori di noi occidentali, c'è pure questo, cioè che nella democrazia si uccidono, vengono ammazzati i presidenti, così. Ma Bravo Lincoln anche aveva liberato gli Stati Uniti dalla serie, venne ammazzato così. Ecco, allora le cause, Alessandro De Angelis, ma senti, lo sai cosa è successo nel 1990, Alessandro De Angelis? Lo sai che nel 1990, ai tempi di Michele Gorbaciov, l'URSS, Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche, cadde, implose, cadde l'URSS e cadde pure il Patto di Varsavia. Beh, nel 1990, cioè 32 anni fa, essendo caduta l'URSS ed essendo caduto il Patto di Varsavia, doveva sciogliersi pure la NATO, Alessandro De Angelis. Te sei dimenticato queste cose, Alessandro De Angelis? Ma chi sei? Un potente politologo di UFO, doveva sciogliersi, perché la NATO, il Patto Atlantico, era sorto per tenere a bada l'Impero del Mare, l'URSS, ma l'Impero del Mare era morto, così il Patto di Varsavia non c'era più. Allora, se noi occidentali fossimo stati intelligenti, avremmo detto, noi dell'Occidente, che abbiamo i valori importanti, l'Impero del Mare non c'è più, il Patto di Varsavia non c'è più, quindi inutile che noi spendiamo un sacco di soldi per tenere in piedi la NATO, non c'è più bisogno della NATO. 32 anni fa dovevo farlo questo ragionamento. Non solo non abbiamo fatto questo ragionamento, non solo la NATO ha continuato ad esistere, ma ha continuato a gratta a espandersi verso Oriente, fino all'ambire l'Ucraina. Ma Vladimir Putin e il patriarca Kirill non erano contenti del fatto che la NATO si espandesse. Non è contento manco lo Stato di Israele, sai, Alessandro De Angelis. Neanche lo Stato di Israele, e la Stella di Davide è contenta, perché la Stella di Davide, lo Stato di Israele, che è informato dal Mossad, il servizio segreto israeliano, lo sa che dentro l'Ucraina c'è un'imponente comunità ebraica che non è trattata bene dall'attuale governo dell'Ucraina, anche se l'attuale presidente Zelensky dell'Ucraina è un ebreo,
Beh, è un ebreo che non vuole bene alla stella di David, capito? L'attuale presidente è un ebreo che non vuole bene alla stella di David. Sì, ci sono degli ebrei che non vogliono bene alla stella di David. Come ci sono dei cristiani che non vogliono bene al cristianesimo, e così ci sono degli ebrei. Sai che nel 1943, quando Roma era invasa dai nazisti, c'era il ghetto ebraico, no? Dove c'è la sinagoga a Porto d'Ottavio, c'era il ghetto ebraico dove erano concentrati gli ebrei. Beh, lì c'era un'ebrea che era chiamata la Pantera Nera, un'ebrea che denunciava i nazisti e i suoi amici ebrei per denaro. E ci sono dei cristiani che non vogliono bene i cristiani battezzati, e così ci sono ebrei, rari ebrei che non vogliono bene agli ebrei. E così l'attuale presidente dell'Ucraina, Zelensky, è un ebreo che non vuole bene agli ebrei, vuole più bene magari alla croce uccidata, tant'è vero che ci sono due prodigiose formazioni militari in Ucraina con la croce uccidata, cioè che si ispirano alla croce uccidata, uno è il battaglione Alzo, l'altro è il battaglione Centuria. E poi la comunità ebraica dell'Ucraina si lamenta. La comunità ebraica dell'Ucraina si lamenta, perché la comunità ebraica in Ucraina dice che in Ucraina gli ebrei non sono trattati tanto bene, e questo lo sa lo Stato di Israele. Per questo quello Stato di Israele non si è messo contro la Federazione Russa, hai capito? E neanche si è schierato dalla parte dell'Ucraina. Ma perché tu non gli vuoi bene alla stella di Davide, Alessandro, come ti chiami? Eccolo qua. E tu non gli vuoi bene, Alessandro De Angeli, Alessandro degli Angeli, io mi chiamo Serafino, c'è la gerarchia angelica, angeli, arcangeli, cherubini, serafini, troni e dominazioni, io sono piuttosto elevato nel campo della gerarchia angelica. E non gli vuoi bene tu alla stella di David? Lo vedi l'ultimo romanzo, Alessandro De Angeli? Lo vedi? Il Magnaio delle Antille? È un romanzo storico ambientato dentro il Terzo Rai. Io ti propongo di leggerlo, Alessandro Arcangeli, va bene? Alessandro De Angeli. Io ti propongo di leggerlo, e poi di farci pure una bella recensione su HuffPost. Casomai tu avessi dei problemi, tu mi mandi il tuo preciso recapito postale, Alessandro De Angelis, e io gli faccio pervenire a mie complete spese una copia di questo mio ultimo romanzo, Il Marinaio delle Antille, vedi? È stato edito da Leonida Edizioni, costa soltanto 16 euro, ma io te lo mando gratis, anche con le spese postali a mio carico, capito? Così tu ci fai una bella recensione su HuffPost, io sono questo quale, Alessandro De Angeli di HuffPost, vedi? Serafino Massoni, nato a Volta Mantovana nel 1940, sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici scientifici, e poi ho vinto un difficile pubblico concorso, sono diventato preside di ruolo sempre nei licei classici scientifici, ho scritto tante opere, sai? Ci puoi fare una bellissima recensione, sai, a questo mio romanzo storico, Alessandro De Angelis. E ricordati Alessandro De Angelis, che lo Stato di Israele non è contento di come viene trattata la comunità ebraica in Ucraina, hai capito? Hai capito? E Vladimir Putin, assieme al patriarca di Mosca Kirill, non vogliono bene ai nazisti, non gli vogliono bene. Si ricordano sia Vladimir Putin che il patriarca Kirill si ricordano di ciò che avvenne dentro il Terzo Reich, si ricordano della Shoah, lo sai cosa è stata la Shoah? Lo sai? 5-6 milioni di ebrei messi nei lager, poi nelle camere a gas e poi nei forni crematori, capito? Alessandro, io ti voglio bene, Alessandro De Angelis, capito? Aspetto che tu mi mandi il tuo preciso recapito postale
e io ti farò pervenire a mie complete spese una copia di questo mio ultimo romanzo storico, va bene, Alessandro De Angelis? A te, caro Alessandro De Angelis, e a tutti voi, cari amici che mi ascoltate, e tanti cari saluti da il marinaio delle Antille.